Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 1 settembre, è Sant'Egidio Abate ed è la giornata per la custodia del creato. Si tratta di un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e in accordo con altre chiese europee con l'obiettivo di riaffermare l'importanza anche per la fede dell'ambientalismo con tutte le sue implicazioni etniche e sociali. Per i temi ambientali il mondo cristiano ha sviluppato una notevole sensibilità a partire dalla seconda metà del 1900, utilizzando come termine salvaguardia del creato, fin dai primi documenti, per indicare questa visione. Con la crescita sempre maggiore di una sensibilità ecumenica che cercava di riunire e riconciliare tutte le fedi del cristianesimo, si è assodato anche il punto fondamentale della salvaguardia del creato. Infatti nel 1983 l'Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese rivolge un appello a tutte le Chiese ad impegnarsi in un processo conciliare di mutua dedizione, giustizia, pace e salvaguardia del creato. In seguito, nel 1989, la prima Assemblea Ecumenica Europea dal titolo Pace nella Giustizia. Nel 2001 vengono definite le linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese cristiane in Europa.